oggi esaudiamo uno dei nostri più grandi desideri. Andiamo al Crayola Experience! In questa nuova tappa del nostro viaggio americano siamo sempre in Florida, ad Orlando, e questo è il parco divertimenti creativo Crayola, che purtroppo in Europa non c'è, ma noi li convinceremo a venire in Italia. Beh, a Udine anche. Direttamente a casa nostra. Sarebbe bellissimo. No, non abbiamo più due bambini, ma due pastelli. Che forza! Guarda. Ti metti davanti a questo schermo, balli e i pastelli ballano con te. Adorabile. Iniziamo obbligatoriamente dal prepararci il nostro pastello personalizzato. Qua abbiamo i pastelli e si fa il wrap, cioè la cartina che andrà poi a rotolarsi attorno al pastello. E lì puoi personalizzare questo simbolino. Lo chiamerò il rossolo. È pronto. Buon lavoro. Pastello. No, no, ma che bello. Che forza. Allora, voi andate, noi Nicky vediamo come si rappa, ovvero come si mette la cartina attorno al pastello. Io metto questo, poi questo. E adesso tira giù. Vai, 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 vai. Non ci credo. È più grosso. No, è fatto. C'è la fila rosa. A tutti piace il rosa, Mati. Mentre io vado al giallo. Si chiama Sunny Side Up. Questa è la monetina Crayola. Che forza. Wow, c'è proprio il pastello. Vai, Rossolò, aiutami tu. Si mette il token. Si sceglie la lingua. La torta oggi bisogna festeggiare. Continua. Come lo chiami? Davi Giallo. Ti piace? Beh, sì. Guarda che bello che si veste. Prendi il crayon. No. Pastello di coppia. Prima si mette nell'area dove è indicato il pastello. Non si può sbagliare. L'adesivo va verso l'alto, nell'area che c'è sotto. Stavo per il tuo, il Davide. Dai, tira su. Ed è pronto. Ma che meraviglia. Che forza. Devo fare il mio. Ma è bellissimo. Il Davidallo, il Davidallo. Oh, zacchete. È nato il primo Davidallo della storia, ragazzi. Io mi chiamo Mati e anch'io mi chiamo Mati. Anch'io mi chiamo Mati. Dici il nome, Ale. Che bello, Ale cuoricino. Che carino, uno sky blu. Sì, c'è anche la data. Fatto proprio oggi. Ecco come dovevo chiamarlo, è beautiful. Male, ma perché solo del tuo colore hanno fatto il pastello più grande perché del mondo? Diciamolo che il blu è il più bello. No, perché avanzava il blu. Avanzava il blu. Nicola è molto più preciso. 15 piedi. 15 piedi. A parte che la misura dei piedi sono enormi. Usano i piedi dei giganti qua in America. 3, 2, 1. Inizia il video. Questo ci viene mandato direttamente a casa. Che sogno! Ta 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 ra, ta ta ta. Fatto! Mandato! Scegliti uno sfondo, fai una posa e poi stampati! E magari colorati! È la sessione Be a Star del Crayola Experience! 2, 1, sì! Ma che forza, stampa! Ed è subito pronta! Ecco la stampante! Gne, 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 gne. Vale, ce la facciamo anche noi? Bello! Ma che foto avremmo fatto noi grandi? Oh, che romantici! E via, e poi ovviamente si va a colorare. Non con quello gigante che vorrebbe usare Ale, ma qui al centro abbiamo una quantità di pastelli esagerata, tavoli a disposizione ovviamente, per andare a colorare il disegno appena stampato. Qui abbiamo invece un castello per giocare per i bimbi più piccoli, Toddler Town. Ma quello gigante Mati ha avvistato per i bambini più grandi. Ale, ci porto a giocare, eh? Eccoli, stanno salendo in un panino. Vedo Mati, vedo Nicky. Ciao ragazzi. Scale per scimmiette. Una scimmietta. E uno. E due. Oh, oh ragazzi, c'è anche il green screen di Crayola. E fai delle foto da così a così. E spiando quella del signore, te le puoi portare proprio a casa. Quale sfondo mettiamo? Camici Crayola. Questo o questo? Facciamo quello. Che dici, Mate? Sì, bello, dai, così c'è spazio per noi e anche per i pennarelli. Pastelli, Mate? Sì. Ok. Dai, dove tutti in posa. Arrivo ragazzi! Abbiamo le facce sorprese, abbiamo le facce strambe. La prima, dai! Quella normale? Vai!
Vai allora Matti, scegli, prossimo, stampa. 2, 4, 3 foto. Ah, ce n'è una bella grande e due piccoline. Ma che bello! Così le possiamo... Nella vostra stanza mettete questa, e una vecchia e una bella, bene? Questa le regaliamo ai nonni, questa ce le regaliamo noi. Bella idea ragazzi! Batti 5! Abbracciatelo! Dite arancione! Arancione! E quando c'è il posto dei selfie scemotti, tutti corrono come degli scemotti. Andiamo! C'è un tablet per tutti, si può fare start. E poi le immagini che andiamo a realizzare finiscono su quel tabellone e vengono viste da tutti. L'alieno incredibile! Il cucciolo Pucci! Cos'è Vale? L'animale pazzo! No, mamma! Tu fai il nudo dolce, dopo papà fa il pazzissimo, so che tu ne fai pazzo. Io lo faccio pazzo, sì. Mi metto anch'io in postazione, ragazzi. Start. Con i bigodini. Adoro. Triplo occhio. Bello, questo mi piace. Puccio pazzo. È troppo carino, devi venire a vedere. Sono me stessa, sono da coniglietta. Aspetta che vengo a vederti, coniglietta. Ah, si può anche fare la foto. Ma che puzzi! Ale, cosa stai facendo? Allora, aspetta che vado avanti io. Possiamo anche scegliere come farlo muovere. Eccomi! Mi sono diviso in quattro! E adesso ritorno assieme! Vediamo Nicky? È Nicky Poliziotto! Anche tu hai scelto i tre occhi, eh? Sono un grande classico. Ecco la tua animazione! Super! Lui si possono fare anche dei tattoo glitter. La maggior parte delle attività sono gratuite. Poi alcune, come i tattoo glitter e altre ancora, si possono fare a pagamento, acquistando un singolo ingresso. Questa, ragazzi, è la Drip Art. Mentre siamo in fila e sbirciamo gli altri bambini a giocare, vi mostro lo shopping di Ale, che ieri ha trovato le scarpe di... Biancaneve! Fashionissime! Tempo fa. E le mie bellissime da donna, che non troveranno maschietto presso da donna rossa. No, abbiamo confessato il segreto delle scarpe rosse di Nicky. Nicky al piedone, quindi tra i bambini non si trova e neanche tra gli uomini. Scegliamo due colori, si mettono all'interno, forte, gira. È tipo il vortice dei colori che esatto, abbiamo. Sì. Bello, ma fatto con la cera. Vai. Voilà. Nicky ha già messo il secondo colore. Ora Matti lo inserisce e si mescola. Oh, eccolo! Ma che forza! Molto carino. È già asciutto? Sì. Bella raggiera. Questo è quello di Matti. Belli. Ma dai, fatti con la cera non li avevamo mai fatti. Vengono benissimo. Benvenuti allo sciogli e modella. Si possono scegliere degli stampini e andare a sciogliere così i nostri pastelli a cera per realizzare dei mini oggetti colorati. Ale, sì. Alla Crayola Experience puoi fare una cosa che a casa non si può fare. Puoi scrivere sulle pareti, guardate. Prendi i pastelli, scrivi il tuo nome. Nicolò vuole già prendere il rossolò e puoi scrivere sulle pareti. È il momento degli stampi, ragazzi. Dentro va questo, si chiude, si sta riempiendo tutto. Ale fa un emoji dal suo pastello, mentre Nicky, cosa fai con la cera? Una macchina. Una macchina. Ci sono tre stazioni diverse in cui si può modellare, sciogliere e modellare. Guardate che carini, il più bello è quello di papà. No, il mio che bello. Il mio toro è super carino, bella. Io sporo in cameretta. Guardate mia. Guardate che carino il mio toro. Sopra il mio cerchio. Sono tutti un po' macchiati però. Sì, perché si è abbinata la cera che c'era prima. Ma è bello così. Ma è bello trasformare un pastello in una creazione, in un lampo. Scooter qui è gigante. A dove è la doccia gigante? Anche la doccia è gigante. Non potevano ovviamente mancare i mitici Washmos, che qui in America si chiamano Scribble Scrabble. No, guardate che grande che è la doccia. E c'è pure l'asciugatore acceleratore. Io non voglio colorare, voglio solo lavare. E non lavate i vostri bambini allo stand dei Washmos. No, con la grande.
E qui abbiamo diversi stili a cui ci si può ispirare. C'è il gatto leopardo, il cagnolino floreale, lo stile tie-dye che abbiamo imparato con i washimos anche nei nostri video GBR. Basta bagnare leggermente il cucciolo, applicare il colore quando è bagnato, si ottiene un effetto praticamente acquerellato. All'ingresso sono compresi anche un washimos a testa e a noi ho dato il buffetto corno. Tu sei esperta di quell'effetto. Ma non è un buffetto, è un koala. Ovvero, scusa, un koala corno. C'era anche il buffetto, per quello mi sono confuso. E poi un tucano della collezione Safari. Il mio koala corno goloso va a farsi un bel bagnetto e ovviamente sparisce tutto. Sono Super Papagallo, un amico di Super Kiwi. Guardate che belle che sono le decorazioni di Scooter. Ha dei mutandoni super belli colorati e la coda da tigrotto. È veramente adorabile. E ora ragazzi, il momento pericoloso, lo shopping, il negozio ufficiale Crayola. No, anche il tutù, non ci posso credere. Oh, ci sono i baby col pannolino, sono stupendi, guardate i gialli che fanno, oh sono un giallo. No, col sonaglietto per i bambini, i giganti, no vabbè, ma quanto sono carini. No, super cera. Cosa hai visto là? No, guarda che bello! Super cera! No! Puoi vestirti come il crayon! No! Poi ovviamente ci sono accessori per feste, penne. C'è anche la tazza Crayola, lo smalto Crayola. Magliette. C'è la colonna Crayola da bagno, non pensavo esistesse. No! I colori da usare nella vasca da bagno. No, le bombe da bagno, mamma! Mamma, oh no, aspetta mamma, bombe da bagno Crayola, obbligatorie. Come il sapone modellabile. Ha ragione Nicky, sapone modellabile. Guarda questa che nuance, 9. È la colla per il bagno questa? La colla. No, è il sapone ufficiale ragazzi. Veri e propri quadri da colorare. Guarda. Rilassati, colora. No. Oh. Guardate, potete scegliere i colori che volete e crearvi il vostro pacco di pennarelli oppure di pastelli. Non finisce più! Ma che ti fai la scatola rosa? La scatola rosa. Sono delle tonalità che non abbiamo mai visto. E lo stesso vale anche per i pastelli. Scegli la scatola, metti dentro i colori. Facile? Boh, bellissimo. E anche le scatole sono belle. Guarda per esempio il secchiello che carino. Io ho trovato le penne acquerelle.
No, è il peluscetto dei Silly Sands? Non ci credo. No, è profumato? Sono sticker profumati. Ma carinissimo. Io ne prendo più. È l'arancia. Non è profumato. Ah, ma gli sticker sì? Sì. Guarda. Serie dolce. Che schifo. Questo... Sono set che non abbiamo, tranne questa e questa. Nuova serie puzzone estrema. Anche il barbecue. C'è quella gialla, c'è quella azzurra, c'è quella rossa di tutte le taglie. Ui, ma che ganzo il peluche rosso. Si vogliono già bene i due, calzini. Come i calzini? Le tazze Crayola, le borracce. Ragazzi, ho trovato il magnete per il nostro forno. La penna definitiva rossa, sì, per segnare tanti errori. Ci sono tantissimi colori. E dopo uno shopping che ci costringerà a comprare un'altra valigia, forse. Guardate quanto è puzzoso. Bellissimi, sono adorabilissimi. Ragazzi, la Crayola Experience è bellissima. Speriamo veramente che arrivi anche in Europa, perché è creativa. Molto bella. Permette di provare tutto e colorare e inventare sempre nuove creazioni. E se a voi, ragazzi, questo video è piaciuto, mettete un pollicione. Quella sono io. È vero, sei proprio tu. E non mettetevi in piedi sui barattoli di colore. Come fa lui? Almeno che non siano particolarmente grandi. Ma ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube di RP per dei prossimi video. Ciao!